Amiche e amici di Rossini TV, oggi abbiamo l'opportunità di portarvi all'interno del MARV, del Museo d'Arte Rubini Vesin di Gradara, per farvi scoprire una mostra che è in chiusura praticamente, l'arte del gioco, 23 settembre, 26 novembre. Ve la facciamo vedere proprio nei dettagli e soprattutto ve la facciamo conoscere attraverso un'intervista che faremo a Sara Benvenuti, che ci racconterà non solo di questa mostra ma un po' di tutto quello che ha a che fare con le prossime attività del MARV e anche con l'idea appunto di Gradara come fulcro del territorio e non solo per quanto riguarda il gioco. Durante questa visita saremo in compagnia di alunne e alunni di una scuola secondaria di primo grado di Gradara. Vivremo con loro questa visita. Restate con noi. Siamo con Sara Benvenuti, direttrice di Gradara Innova. Ti abbiamo seguito in questa bellissima spiegazione, più che spiegazione, racconto che hai fatto ai ragazzi e alle ragazze della scuola Lanfrango di Gradara, e adesso siamo in una pausa, allora abbiamo approfittato per farci qualche domanda diretta per raccontare ai telespettatori di Rossini TV di cosa vi occupate in questa occasione specifica, perché che cosa fa Gradara Innova ormai lo sappiamo e lo sanno tutti, però in questa occasione specifica qual è stato un po' il tema, e poi parliamo anche delle prossime attività. Per questa occasione il palazzo l'abbiamo voluto veramente colmare di giochi in collaborazione con la Civica Raccolta Bertarelli di Milano. Infatti abbiamo programmato, abbiamo fortemente voluto e abbiamo realizzato alla fine, promossa sempre dal Comune di Gradara, una grande mostra chiamata L'Arte del Gioco, che ci permette di indagare secoli di gioco. Quindi attraverso i tavolieri e i mazzi di carte in mostra riusciamo davvero ad avere un'idea di quello che è stato il gioco nel passato e ovviamente a riflettere anche su quella che è la pratica del gioco oggi. E come hai visto, per noi gioco, mostra, esposizione vuol dire anche didattica, perché è importante che i bambini e i ragazzi, a partire dai nostri, quelli sul territorio, scoprano queste miniere insospettate, perché da sempre il gioco è una risorsa per tutti. La mostra a ingresso libero è stata aperta 2 mesi e in questi 2 mesi sarà venuto un po' di tutto, no? E queste cose come quella a cui abbiamo assistito stamattina sono forse quelle di maggior soddisfazione con i ragazzi, oppure ci sono anche altri momenti dedicati agli adulti nei quali comunque avete modo di esprimervi e soprattutto di rilevare l'attenzione e la curiosità? Siamo molto contenti perché la mostra è stata accompagnata da un calendario di iniziative molto ricco. Certo, le attività didattiche per le scuole hanno fatto da padrona, perché come dicevo i bambini e i ragazzi sono il nostro target privilegiato, ma se scorrete il nostro calendario di iniziative vedete subito che abbiamo iniziative rivolte anche al pubblico adulto, a quello delle famiglie, a curiosi, appassionati, tutti quelli che per varie ragioni possono essere connessi con i temi della mostra. Abbiamo avuto laboratori di incisione, abbiamo avuto approfondimenti in mostra e anche un ultimo appuntamento dedicato all'etichetta, alle regole di cortesia tra gioco e danza. Quindi veramente ci ha fatto piacere questa mostra, anche perché ci ha permesso di spaziare enormemente, e devo dire che il riscontro è stato ottimo, perché c'è tanta curiosità attorno a questi temi anche da parte di persone che magari si sono avvicinate così solo per scoprire qualcosa di nuovo, ed effettivamente sono state tirate dentro grazie alle nostre iniziative in un mondo che era inesplorato. Ci hanno ringraziato in tanti di avergli offerto l'occasione di riflettere su un tema che non è così scontato e di farlo poi un po' a modo nostro, con iniziative coinvolgenti e accattivanti. Il MARV si rivela contenitore perfetto per queste cose, e che cosa c'è nel futuro immediato del MARV? Abbiamo tante iniziative, una programmazione anche qui molto ricca, e abbiamo subito un'altra mostra in partenza, perché sarà i primi di dicembre il momento di Bucci, una grande mostra che ripercorre i capolavori di questo maestro indiscusso del Novecento, con dipinti che veramente colpiranno il cuore e l'immaginazione delle persone. Quindi già i primi di dicembre il MARV apre le porte a un'altra avventura. Torniamo al gioco. E io quando sono arrivato mi sono subito appropriato di questo ricchissimo dépliant, che è un libricino, è un libro prezioso, e sono andato a divertirmi a contare. Ci sono più di 60 appuntamenti divisi in aree tematiche: storia di gioco, storie di gioco, e poi tanti altri particolari, raffinatezze per tante proposte dedicate veramente a tutti. E questa proposta procede oppure è finalizzata a questo periodo e poi se ne farà qualcun'altra?
È una proposta costante. Quello che è in mano è il nostro opuscolo delle attività didattiche, la nostra offerta formativa, ed è un'offerta formativa che ormai va avanti da veramente tanti anni, sempre aggiornandosi, sempre arricchendosi di nuove proposte, perché il nostro interesse per il gioco a Gradara non è episodico. Da noi si gioca sempre, si gioca tutto l'anno, e come hai ben notato si gioca in tante maniere diverse, con la storia, con la letteratura, con le leggende, con la natura anche si gioca, e si gioca ad ogni età, perché tu hai notato che le proposte sono anche differenziate e vanno dal nido, dove il gioco è qualcosa di consueto e quotidiano, ma si rivolgono anche alle fasce di età più alte, fino agli adulti, perché non bisogna mai smettere di giocare. La sede principale di Rossini TV è a Pesaro, poi Rossini TV si espande col segnale su tutta la regione, ma noi vogliamo rivolgerci ai concittadini, a quelli che sono sul nostro territorio, adesso non rimaniamo solo nella città ma sul territorio, per ricordare ancora una volta che a pochi chilometri c'è questo gioiello che è Gradara, che non è solo il castello di Gradara, non è solo il mar, ma è soprattutto la grandissima quantità di contenuti e di proposte che arrivano. Questo è un messaggio che deve arrivare, secondo me, molto forte, proprio perché spesso si finisce per fare semplicemente una passeggiata, quando invece al di là di un muro, al di là di un portone, c'è chissà quale possibilità di arricchimento, perché poi di questo parliamo. Le proposte sono veramente tante, e oltre che prendere quando si viene qua, come si può fare per contattarvi anche online, visto che ormai questo è lo strumento principale attraverso il quale ci si approccia alle proposte? Attraverso naturalmente il nostro sito, che è uno dei più visitati della regione Marche, www.gradara.org, anche perché è uno strumento fondamentale per essere costantemente aggiornati sulle nostre iniziative. Come hai detto, ce ne sono in ogni periodo dell'anno e c'è sempre qualcosa da scoprire a Gradara, quindi si può tornare a Gradara per la terza, quarta, quinta volta e si troverà qualcosa di nuovo. Lì trovate tutte le nostre proposte per ogni genere di pubblico e che toccano ogni ambito, quindi dalla cultura al gioco, al divertimento, all'infanzia. Ognuno può scoprire il suo angolo di Gradara. Stanno un po' troppo zitti i ragazzi fuori, non vorrei che facessero qualche danno. Chiariamo bene, li abbiamo lasciati. Sara, dopo aver fatto tutta una bellissima, edotta, ma articolata e divertente spiegazione, ha detto: adesso vi lascio un quarto d'ora. Allora, all'inizio c'era un po' di rumore, adesso li sento proprio quasi ammutoliti e silenziosi. Staranno combinando qualcosa di pericoloso? Sono assorbiti dal gioco, perché questa mostra ha voluto essere anche una mostra interattiva. Quindi in ogni sala i giochi che si vedono esposti, che sono preziose ovviamente e si possono solo guardare, in realtà noi li abbiamo anche resi giocabili con delle riproduzioni, quindi i ragazzi stanno scegliendo i loro giochi preferiti e sono così silenziosi perché stanno giocando. E adesso, dopo questo momento dedicato del tutto a loro e per quanto riguarda noi invece dedicato ai telespettatori di Rossini TV, che cosa sta per succedere in questa mattinata? Adesso ci caliamo in laboratorio, perché un gioco va giocato, va esplorato da tanti punti di vista, ma poi fare, creare è la cosa, è la molla fondamentale, anche per attivare la curiosità dei ragazzi. E quindi adesso la palla è a loro e creeranno qualcosa loro in laboratorio.
Abbiamo distolto la professoressa Antonia Delfino dal suo ruolo di supervisore dei ragazzi e delle ragazze che stanno giocando, tanto sono abbastanza tranquilli e possiamo fare qualche domanda. Ci è stato riportato, e chiaramente ne eravamo già convinti, che il MARV è un contenitore perfetto per queste iniziative, e voi avete appunto sede a Gradara come scuola e oggi siete qua a fare questa visita. La curiosità è sul senso e sul significato e sull'importanza di queste attività didattica al di fuori della scuola, quando si portano i ragazzi, come reagiscono, come va? È una cosa immagino bella, perché già basta guardarli, però lo volevamo sentire proprio dalla voce di un insegnante. È importante che la scuola e i ragazzi partecipino a queste attività che sono nel territorio, che coinvolgono la scuola, ecco, all'interno del territorio e di Gradara. La dimensione ludica di questa mostra, molto, molto bella, curata nei minimi particolari, attira i ragazzi, li coinvolge e crea un legame con le tradizioni locali, con le tradizioni del passato e porta, ecco, il gioco dal passato fino ad oggi. Sicuramente sono dei giochi molto diversi da quelli che conoscono i nostri ragazzi, però questa mattina sono stati coinvolti e questi giochi hanno avuto molto successo, perché sono tutti presi prima nel studiare il gioco e poi nel giocare insieme, come si faceva un tempo, e adesso è molto diverso, perché magari ci sono dei giochi tecnologici, videogiochi, ma il fascino del passato e dell'antico permane. È riuscito a far percepire a loro il grande privilegio di vivere in un territorio come questo, di avere la fortuna, diciamo, di avere questo spazio, il Mar, la Rocca, insomma, di essere in un posto che tanti invidiano e che tanti vengono da tutto il mondo a visitare? Sicuramente Gradara è un luogo privilegiato, sicuramente è un luogo molto affascinante per la storia e per la collocazione geografica del luogo. E, i ragazzi vivono nel territorio, nel paese e sono molto... molto seguiti, vedo, dalle istituzioni comunali, perché il comune ha sempre molti progetti per la nostra scuola. Io sono 10 anni che lavoro in questa scuola, che è l'Istituto Gerolamo Lanfranco. Il comune ci ha accompagnato in questi anni ed è sempre stato con noi in varie iniziative. Lo speciale finisce qua, ma voi naturalmente restate sempre con Rossini TV. Io resto qua a vivere ancora per un po' la magia del gioco, quella che vi abbiamo trasmesso attraverso telecamere e microfoni di Rossini TV.